Bellissima serata. Principalmente volevamo ringraziare il corpo musicale di Ceppo Morelli che ci ha dato l'occasione di poter utilizzare questo teatrino e di farci conoscere un pochettino anche nel resto del paese della valle, anche se credo che qualcuno già ci abbia visto. Stasera sarà divisa in due parti la serata. Una prima parte, ci saranno tre scenette che dureranno un 5-10 minuti. Dopodiché ci sarà una scena un pochino più lunga dove parteciperanno quasi tutti in questa scena, quindi forse il palco non è grandissimo, gli attori non sono piccolissimi, quindi ci sarà un momento che saranno un pochettino schiacciati, però vedremo di farci vedere abbastanza bene tutti. E si ambienterà in un convento di suore. Non commento le suore, lascio a voi poi il commento perché vedremo. Io darei il via, penso che anche dietro, nonostante la tensione, l'agitazione, sono ormai qualche mese che proviamo e ieri siamo venuti a provare, più nessuno si ricordava niente. C'è stato un vuoto totale, quindi speriamo stasera, grazie anche alla vostra presenza, di avere un input e dire ricordiamoci tutto, se ci inventiamo qualcosa va bene lo stesso. La prima scenetta si ambienta in, praticamente è un pastore che va ad una fiera che deve comprare una mucca e degli animali per la casa, per la sua fattoria. Va col figlio e chissà cosa combineranno. Buona serata e buon divertimento, grazie. Buon figlio! A voi la slava da stare in giro in corso. Ui, ai, ai. Eufemio! 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 Vado qui, dai! Vedi il bambino che vuole comprare la vacca, vedi qua! Che troppa gente! Ah, già mi detto, vedi! Eufemio, vieni! Ciao, ciao, vieni! Che vergogna! Vieni, vieni! Mangia via la vacca, vedi! Eufemio, vieni! Pluma, vedi, arriva dalla fera, guardi, che troppa gente, no, dai, punta su, fa piove, arriva dalla cura sta vacca, adesso mostri come si fa a comprare la vacca, no, che alto, vieni va, Sì, ma è una madonna, però. Sa che sta funzionando per più? Viola? Ma
pizza uguale, uguale. È proprio bella, eh? Ciao Luca! Una vita che fa! Ce l'ho da tre! Tu fai una volta, dai, prova! Dai, mia furia! Vedi lì, la porto Macao! Ah, ce la dice la mamma! La grandissima mamma! Ti chiedi il numero al telefono? No! No? Siamo due quasi! Ma dai l'indirizzo che dà! Come fa il così? No! Sì. Vabbè, senti, ok? Ok, mamma, c'è la mia mamma a casa! Ah, ma c'è qui c'è poi! Sì, no! Sì. Va bene! Dai, dimmi a mamma che costo, eh! Ciao Luca, femmina! Ciao! No, finisci? Vale. Ma mi sono piccolo, eh? Dire. Va dico, dai. Magari.